Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti nello speciale 80.000 iscritti in cui andremo a creare un T-Rex vestiti da T-Rex e poi questo T-Rex dovrà sconfiggere Godzilla. Ho detto T-Rex 3 volte in una frase da 5 parole. Fantastico. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché è successo il finimondo e ragazzi, ero vestito da T-Rex mentre creavo un T-Rex. Già solo questo merita un like. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il link di Instagram, Reddit e Discord se volete andare a lasciare un followino anche lì e ovviamente se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere. Buon T-Rex circa. Ciao, come state? Io sono Pogodoggo e già so che questo video sarà un problema enorme, però è figo. Oggi per lo speciale 80.000 iscritti andremo a fare una cosa un po' particolare, ossia vestiti da T-Rex andremo a creare un T-Rex su Animal Revolt Battle Simulator che dovrà sconfiggere Godzilla. Non so quanto sarà possibile farlo in queste condizioni, ma ci proveremo. Io sono qui dentro, ciao. Ma perché ho queste idee malsane? Però vabbè, procediamo. Ah, e tra l'altro sì, sono in ginocchio perché altrimenti dovrei stare così e sarebbe un po' un problema perché questo costume è gigantesco. Cioè, non so se mi spiego, devo abbassarmi per farlo entrare tutto nell'inquadratura. Ed eccoci qui su Animal Revolt Battle Simulator. Guardate, c'è papà sullo sfondo. Ciao papà, come stai? Io vorrei tanto toccarmi la bocca, ma non ci arrivo con la manina. Perché i T-Rex avevano delle braccine così corte? Guarda, non riesco a toccarmi i denti! Aiuto! Ragazzi, io non so come uscirà questo video, non so perché uscirà questo video, ma l'idea di creare un T-Rex distruttore vestito da T-Rex mi sembrava davvero così divertente. Tra l'altro, da questo costume vedo solo mezzo monitor e sto cominciando a sudare lacrime. E il video è iniziato da tipo 4 minuti. Iniziamo perfettamente! Con l'ultimo update del gioco hanno aggiunto il drago, che possiamo avere arancione, viola, verde e blu. Ho deciso che il T-Rex combatterà contro tutte queste creature, per questo lo dobbiamo fare immortale, invincibile, devastante, distruttore. Ma sono sicuro che perderà contro Godzilla. Godzilla è troppo forte. Ed eccolo qui, il nostro Tyrannosaurus Rex, che io andrei a fare bello grosso, mi sembra eccessivo. Eccolo, no, no, si è accasciato. Ce la fai? Ci siamo? Dai papà, mi raccomando, non possiamo fare brutta figura. Io sono qui con te, hai capito? Mi sono vestito anch'io da T-Rex. Puoi farcela. Allora, prima di tutto sto iniziando a mettere un'armatura super mega corazzata dorata. Non so quanto reggerà perché non la so mettere, però sono sicuro che farà il suo dovere. Mi fanno malissimo le ginocchia, che detto così suona anche male, ma mi fanno effettivamente malissimo le ginocchia. Guardate quanto già è diventato più cattivo con questa armatura dorata. È cattivissimo. È quasi pronto. In realtà sembra tipo una cotoletta prima di friggerla. Però questi sono dettagli. Tranquillo papà, il trattamento è quasi finito. Presto, riavrai una nuova vita. Ed eccolo qua, il T-Rex con l'armatura placcata in oro. Guardate quanto è bello. Vi mette paura? Se la risposta è no, la risposta è esatta, perché in realtà sembra che io gli abbia attaccato tutte patatine fritte sul corpo. Ma vabbè, l'importante è che funzionino. Ma in questo momento io dovrei grattarmi. Com'è? Aiuta. Ok, sono riuscito a grattarmi. Ovviamente gli mettiamo gli occhiali da sole, perché deve uccidere, sì, ma con stile. E adesso cominciamo a mettere un po' di armi. Allora, io di... No, no, questo lanciafiamme è un po' troppo grosso. Bisogna metterlo leggermente più piccolo. Io gli metterei tutti i lanciafiamme sulla testa, tipo una cresta di lanciafiamme. Mamma mia, quanto è cattivo. Credo che tra un po' muoia soffocato, tante le cose che gli sto mettendo. Ovviamente dei cannoni al plasma rossi, tanti cannoni al plasma rossi, però devo dire che li sta reggendo bene, non sta cadendo, non sta morendo, secondo me funzionerà. Ovviamente non possono mancare i lanciamissili, sei un T-Rex e non hai lanciamissili, sei un T-Rex sfigato. Delle mitragliatrici, questa roba finirà malissimo, io ne sono sicuro, morirà prima ancora di fare il primo passo. Ovviamente gli sistemiamo i denti mettendogli delle lame affilatissime in bocca, ho paura che tipo tirando il primo morso gli esploda la testa. Ma secondo me no. No, no, non ti accasciare. Ti prego, non ti accasciare. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Dai che un tentacolo ti ho messo, non è che ti ho messo chissà che. Glielo mettiamo anche qui per bilanciare. No, no, non cadere, non cadere. No, e niente, papà si è accasciato. Ha avuto un infarto. Credo ci sia un leggero problemino. Mi sembra molto triste comunque. Mi sembra un po' sofferente. Dai, il tentacolo te lo metto solo sopra. No, no, non ti accasciare.
E niente, questa volta è proprio morto. Questa volta è proprio morto. Cosa sta succedendo lì dietro? No, mi sa che lo sto uccidendo. Ma perché gli tremano le gambine? Perché fai così? Niente, a quanto pare i tentacoli non si possono mettere. Va bene, non li metterò. Un attimo ragazzi, che devo sgranchirmi le gambe, che mi facevano un po' male. E invece questo è dinosauro Lamborghini che twerka. Sto ricaricando la mia energia. Ma posso mangiare, signor pollo? Non ci arrivo, guarda, non posso mangiarlo. Non arrivo alla bocca, aspetta. No, non ha funzionato. Mi sono spaventatissimo. Mi ero scordato dei versi di signor pollo. Spostati. Ok, mi sono ricaricato. Possiamo riprendere. Allora, iniziamo così. Se dovesse perdere, continuiamo a potenziarlo. Prima di tutto facciamo T-Rex contro il lupo mannaro. Vai. Ok. Povero lupo mannaro. Papà è fortissimo. Guardate quanto è forte. Papà? Cosa sta facendo? È impazzito papà! Papà, per favore, non ti montare la testa che hai vinto contro uno stupido lupo. Mi raccomando, che il peggio deve ancora arrivare. Ragazzi, mi è morto un gorgone prima ancora di iniziare il combattimento. Ma com'è possibile? Come hai fatto a morire? Comunque, visto che mi sembra un animaletto piuttosto innocuo questo gorgone, ne metterò un pochino. Non dovrebbe essere un problema. Ecco, infatti... Papà! Credo li abbia devastati tutti. Oh mio Dio. Papà ha vinto di nuovo. E c'è un gorgone che sta volando. Comunque non vorrei dire, ma questo coso qua si chiama gigante delle colline. Guardate quanto è gigante rispetto al mio T-Rex. Cioè, nel senso, c'è un problema. Ok, adesso è effettivamente gigante, però non so quanto potrà durare contro il mio T-Rex. Vediamo. E niente, infatti, è durato meno di un secondo. Li stiamo battendo tu... Puoi evitare di morire prima del prossimo scontro? Ti prego, non facciamo queste figure. E adesso abbiamo T-Rex contro Viverna. Let's go. Vabbè, ma fate schifo. Ho capito che il mio T-Rex è leggermente sbroccato. Bravo papà, dove stai andando? Devi stare fermo quando finiscono gli scontri. Ho capito che sei felice. Però così mi muori d'infarto. Ecco, adesso le cose iniziano a farsi già un pelo più interessanti. Non so cosa sia successo qui, ma credo che una testa dell'idra sia andata a sbattere contro i denti del mio dinosauro. Sta sanguinando. Mi dispiace. Io inizierei subito, Oh mio Dio. Papà, però un po' meno violento. È arrivato il momento di provare il mio T-Rex armato distruttore di mondi corazzato contro l'attuale animale più forte di questo gioco. Il drago. Non so cosa succederà, non so chi vincerà, ma io tifo sempre per papà. Minchia, che rima che ho fatto. Sono un rapper. Vai. Oh mio Dio. Chi ha vinto? Ho vinto io. Papà, c'è troppo fumo. A chi sta sparando? Sta soffrendo. Sta morendo. Vabbè, l'importante è che hai vinto. Poi il resto non conta, ok? Oh no, sta avendo un altro dei suoi attacchi. Adesso vorrei provare il mio T-Rex contro un esercito di polli. Che neanche si vedono, sembrano delle rocce. Vai. Vabbè. Non potevo aspettarmi diversamente. Dove sono gli altri polli? Scusatemi. Guarda che si sono nascosti. Maledetti polli infami. Stai per combattere contro Cyber Kong. O Cyborg Kong. Non mi ricordo come si chiama sto coso. Sarà molto complesso distruggerlo. Ma puoi farcela. No! Papà! Guardatelo! Però è morto con onore. È tutta colpa tua, stupida scimmia. È il momento di unire le forze. Metterò su di te delle teste di altri T-Rex. Va bene così, papà. Devi vincere. Ecco, ho creato un abominio. Però potrebbe vincere. È il momento di prenderci la nostra rivincita, papà. Aiuto, una discoteca. Ha perso di nuovo! Come fa sta roba a essere così forte? Non immagino contro Godzilla, allora. Cosa sta succedendo? Papà! Niente, ragazzi, mi sa che qui c'è un leggero problemino. Vorrei un attimo di attenzione, per favore. Alzatevi in piedi e fate una preghierina per papà T-Rex, che non ce l'ha fatta. Cioè, ragazzi, ma seriamente, contro Godzilla non lo sconfiggerà mai. A meno che... Papà, ascoltami bene. Dietro Godzilla c'è uno spazio vuoto. Quello, devi spingerlo talmente forte da buttarlo giù e vincere, ok? Questa è la tattica. Vai papà, è la tua unica occasione
per vincere, ok? Ok? Non ci credo, la tattica ha funzionato. Abbiamo vinto papà. Prenditi il tuo momento di gloria. Abbiamo vinto contro Godzilla e abbiamo perso contro Kong, papà. Ma dai, sta ballando, che cosa stai facendo? Ma che... Oh, ma... Beh, tutto bene? E niente, io credo di doverlo andare a ricoverare adesso. Al prossimo video. Ma contro questo tizio dite che vince, papà? Ma secondo me sì. Sì, decisamente sì.